Luigi Gallo. Luigi Gallo, provi. Ok. Mi pare che tutti hanno votato e chiusa la votazione. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 4. È aperta la votazione. Piepoli, Montrone, Montroni, scusate, Malisani, Blasina, non so se tutte e due o una sola. Blasina, sblocchiamo la postazione della collega. Carloni, Cariello e Segoni che ha votato però. E lì c'è Locatelli. Ci siamo? Mi pare di sì. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Fontana Gregorio. Uno. Sì, si propone a parere favorevole con riformulazione. Sì, la A lega. valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché siano adeguatamente pubblicizzate le modalità di accesso ai corsi di lingua italiana nella Repubblica Ceca. Se il Va relatore bene, accetta, mi favorevole. pare che l'onorevole Fontana abbia accolto. Secondo, Carrescia. Favorevole. Grazie. Allora non dobbiamo passare ai voti degli ordini del giorno, passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Fuxia Nissoli Fitzgerald. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, l'accordo al nostro esame concerne la cooperazione con la Repubblica Ceca in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia ed è stato firmato a Praga nel 2011.